chiama Apoteca Chemo e l'ultima donazione del Calcit è arrivata al San Donato di Arezzo. Si tratta di un robot per la preparazione dei farmaci chemioterapici e rappresenta un'importante innovazione nell'allestimento della terapia oncologica, sia dal punto di vista della sicurezza dei pazienti che quella del personale. Un'eccellenza che speriamo di portare anche in altre parti della Toscana. Un'eccellenza per la tipologia della strumentazione tecnologica che oggi possiamo offrire ai pazienti di Arezzo e dei dintorni e anche da fuori regione, perché c'è un aumento importante di persone che vengono in questo luogo a fare la chemioterapia anche da fuori regione, ma è anche un bel esempio di sinergia tra pubblico e privato. Quindi credo, insomma, un bel esempio di sinergia per portare ad Arezzo un'altra eccellenza. Il macchinario è stato acquistato dal Calcit di Arezzo con un investimento di 500.000 euro, altri 500.000 quelli invece investiti dalla ASL per i nuovi laboratori della farmaceutica. In questo caso ci ha dato anche un contributo la sezione A, il Federico Luzzi di Arezzo, 50.000 euro, un contributo dal Tennis Giotto, un contributo dalla Coinè e una notizia di qualche giorno fa, questa eredità importante della signora Clara Rossini di 205.000 euro. In pratica più di metà di questo strumento è già pagato. Attraverso questa attrezzatura faremo il duplice risultato di migliorare la cura dei pazienti, annullare il rischio di esposizione dei lavoratori a sostanze nocive e poi anche di spendere meno, perché naturalmente il sistema robotizzato recupera fino all'ultima goccia nella provetta e permette, anche se rimane qualcosa in provetta, di poterlo riutilizzare il giorno dopo.